Buongiorno, buongiorno a tutti dal Guado. Oggi il nostro appuntamento è particolarmente interessante perché tratta di una persona che vogliamo presentarvi in tutte le sue sfaccettature. Si tratta della filosofa Patrizia Pozzi, una donna davvero speciale che io ho avuto modo di conoscere attraverso lo scritto fondamentalmente di sua figlia Susi Ferrario in questi giorni, mentre preparavamo l'incontro con Franco Manzoni, critico letterario del Corriere della Sera e poeta, oltre che persona che l'ha conosciuta personalmente. E mi sono accorto dello spessore umano, culturale e di grande attivismo e di attività di questa donna, che addirittura è riuscita poi a collegare tutti i suoi studi alla sua grave malattia, che l'ha accompagnata negli ultimi anni di vita. Oggi abbiamo con Franco Manzoni il professor Gianfranco Mormino dell'Università Statale di Milano, ordinario di filosofia morale, e la professoressa Sansonetti, che tra l'altro è stata una sua cara amica e collega. Quindi io saluto Franco Manzoni, il professor Mormino Un e la saluto a professoressa tutti. Sansonetti. Buongiorno. Prima di passare la parola al professor Mormino per tracciare un primo ritratto di questa grande donna, volevo segnalare che l'ideale di un mondo senza confini per un'umanità libera e unita è una frase di Patrizia Pozzi che fa capire la immensa anelito di grande umanità che aveva questa donna, che si è impegnata anche per difendere i valori della resistenza e dell'umanità, io direi, con un grande senso umanitario. Professor Mormino, sono onorato di averla alla Cascina del Guado. Ci racconti un po' di Patrizia Pozzi. Buongiorno, dunque è veramente una cosa bellissima poter parlare di Patrizia, che è venuta a mancare all'inizio di quest'anno, dopo una lunga malattia, e che però è stata, io posso dire di essere veramente fortunato di averla conosciuta per molto tempo, per quasi 40 anni. Come capita in tutte le amicizie, ci sono state tante ragioni per essere vicini, diciamo, ma penso che sia qui più opportuno per le nostre persone che ci ascoltano parlare innanzitutto del suo ruolo pubblico di filosofa, di ricercatrice, di uomo, di persona di cultura, che ha fatto tanto in tanti ambiti, lasciando davvero un'impronta fortissima su tutti quelli che l'hanno conosciuto e su tutti quelli che hanno letto le sue cose, che l'hanno sentita fare conferenze, che sono stati magari così fortunati da averla come persona, come insegnante, come docente. Lei, Patrizia, che come dicevo, la mia conoscenza con lei risale agli anni Ottanta, era già sulla via di capire Spinoza, di studiare Spinoza perché lo amava, e Spinoza è stato un po', diciamo, una delle diciamo, la stella polare probabilmente del suo percorso, perché alcune delle, diciamo, la sua attività più significativa come persona appunto che insegnava, eccetera, è stata proprio quella di portarci a conoscere in un modo molto intelligente questo filosofo inesauribile, un filosofo che veramente, il cui studio richiede veramente tanta voglia, tanta attenzione, tanta intelligenza. E lei negli studi spinoziani prese dall'epoca appunto in cui la conobbi, cioè della laurea in filosofia all'università statale, prese subito una via molto precisa, che era quella di intendere Spinoza come un filosofo che portava all'interno della tradizione filosofica appunto occidentale
portava non tanto elementi di una generica erudizione, per esempio di carattere ebraico, non che portava semplicemente una qualche sua alterità, perché questo filosofo olandese di famiglia ebraica, di cultura ebraica, è stato moltissimo e per fortuna studiato proprio nelle sue radici, nelle sue radici, come dire, che erano differenti da quelle della maggior parte degli altri filosofi che fanno parte, diciamo, del canone. Ma la cosa che lo caratterizzava, secondo Patrizia, era il portare una specifica moralità ebraica, una specifica moralità che non dipendeva in modo stretto dall'accogliere una serie di, come dire, di precetti, ma che rappresentava il tentativo di indicare una strada per una vita migliore, cioè la dimensione pratica del discorso di Spinoza, pratica nel senso nobilissimo del termine, di essere una filosofia che poteva fare del bene a chi la faceva e a coloro che stavano intorno, a colui che la faceva. Quest'idea, cioè, di una filosofia che dovesse servire non tanto a renderci più dotti, ma che dovesse servire a renderci persone migliori e quindi più felici, perché l'essere migliori non può passare attraverso una esaltazione del dolore, al contrario, la vera filosofia insegna a vivere bene. Questo discorso, allo stesso tempo etico e conoscitivo, è stato al centro immediatamente del discorso di Patrizia, la quale appunto ha voluto scegliere come titolo della sua tesi e poi di questo libro, che è l'ultimo che lei ha scritto in condizioni difficilissime e grazie all'aiuto della figlia Susanna, ha voluto scegliere appunto una delle grandi frasi, no? Diciamo l'antitesi di quell'homo homini lupus che molti filosofi hanno giustamente, per altri aspetti, considerato una cifra della nostra, diciamo, dell'antropologia, ha voluto invece ricordare che per Spinoza, se l'uomo è un lupo per l'uomo nel momento in cui si comporta in un certo modo, può invece essere il massimo dell'aiuto, del soccorso e dell'accompagnamento alla felicità, può cioè diventare un dio per l'altro uomo, purché condividano alcune cose, purché cioè la vita sia guidata non tanto da una ricerca dell'aldilà, della felicità altrove, una ricerca della perfezione, no, una ricerca di ciò, e questa era la cifra del discorso spinoziano che piaceva giustamente a Patrizia, che lei ci ha aiutato a capire. La cifra del discorso spinoziano era la ricerca di un terreno comune con gli altri. È il terreno comune, cioè il tentativo di condividere i nostri mezzi, le nostre risorse, la nostra intelligenza, condividerle con gli altri come modo migliore per risolvere quelle infelicità che la vita. Ricordiamoci che per Spinoza non esiste una divinità provvidente, non esiste un Dio un Dio padre o che ci conduce verso la salvezza. Per Spinoza l'umanità è sostanzialmente responsabile di ciò che fa e del proprio destino. E l'unico modo, diciamo così, per attraversare in modo decente questa lunga, ma non poi così lunga vita, è proprio quello di appoggiarci gli uni agli altri. Questo era un punto fondamentale che nel Seicento era, diciamo, veramente scandaloso, infatti Spinoza è stato autore innominabile per molto tempo. E come Patrizia ci rivela, questa sua posizione aveva certamente una componente filosofica in senso alto, ma era anche una posizione politica molto precisa, come rivela il fatto, in questo appunto bellissimo libro che lei ha pubblicato, ripeto, in condizioni difficili. Questo aveva anche un risvolto politico molto chiaro, della politica nel senso buono, cioè la politica dell'indicare come
mettere insieme questi individui che siamo, piuttosto ognuno dei quali va un po' per la propria strada, cerca le proprie, insomma, cerca di magari ogni tanto anche di imbrogliare gli altri, di prevalere, di come cercare di metterli insieme. Quindi cosa può essere un uomo senza pensare che l'uomo sia fatto a immagine di Dio? Perché sicuramente l'uomo non è fatto, ci dice Spinoza, non è fatto a immagine di Dio e dunque è fatto in un modo molto diverso. E per capirlo, appunto, la filosofia di Spinoza impiega molte, molte parole e Patrizia ci ha dato un grandissimo aiuto a decifrarle. Finisco brevissimamente solo dicendo questo, che a partire da Spinoza si sono, come dire, estesi a raggiera altri interessi, innanzitutto quello per la cultura ebraica che Patrizia ha studiato, di cui è stata docente all'università insegnando storia del pensiero ebraico, collaborando con autori molto importanti, con personaggi molto importanti, a partire da Rav Laras e tanti altri diciamo, studiosi di grandissima caratura, studiando quindi la lingua, ha fatto un lavoro estremamente, si è proprio costruita una grandissima competenza. E ovviamente anche ricordando che le persone, che ricordando la necessità di un'umanità, di tener conto di un'umanità dolente, attraverso che cosa? Attraverso una ricerca costante, come ricordava Franco Manzoni, su quel periodo, il più brutto periodo della nostra storia, cioè la persecuzione degli ebrei, il nazifascismo e tutto quello che ne è conseguito. Quindi intervistando sopravvissuti, intervistando deportati, intervistando e studiando le persone, alcuni grandi uomini e soprattutto donne, su questo anche ha avuto una grandissima intelligenza nel capire il ruolo specifico che le donne nella deportazione potevano, i danni e la terribile esperienza che hanno vissuto. E devo dire che sono estremamente felice di poter dire che, per esempio, la figlia, sempre Susanna, sta riportando e rieditando alcune interviste bellissime fatte appunto a donne deportate nei campi che non erano ancora state pubblicate, che devo dire adesso sono disponibili da poco in una rivista universitaria. E quindi devo dire è stato un personaggio che su almeno tre grandi campi ha saputo veramente incidere. Quindi niente, vi ringrazio per la possibilità di poter parlare di lei e poi magari qualche cosa un po' più personale la direi molto volentieri, ma Certo. penso che prima sia il caso di lasciare ovviamente parlare l'amica Lucia Sansonetti. Ecco, volevo semplicemente ricordare che il nonno di Patrizia Pozzi, Antonio Fanzel, purtroppo è stato un deportato politico che ha trovato la morte nei lager. E questo è sicuramente un dato biografico importante. L'altro dato che vede comunque in primo piano la tenacia di Patrizia Pozzi anche durante una malattia terribile qual è la SLA, e che per 3 anni la vede lottare. Dopo, perché lei si ammalò all'inizio del 17, del 2017, dopo la morte del padre che lei accudì, e 15 giorni dopo incominciarono Sintomi. questi primi sintomi che comunque non l'hanno fermata. Ricordiamo che nel 17 uscì un suo libro proprio sulla resistenza e sulla deportazione femminile nei lager, e poi nel 19 questo volume edito da Mimesis
È incredibile come, nonostante la malattia, la condizione di immobilità, come abbia fatto Patrizia Pozzi a continuare solo a questa vaga ottica collegata al computer, a portare avanti il suo lavoro, a vivere comunque nell'immobilità totale. E anche a scriverci delle bellissime mail che così ci portiamo nel cuore. Adesso vorrei passare appunto ad analizzare la sua umanissima presenza tra i docenti non solo della statale, ma in questo caso del liceo Carlo Penca, e vorrei che fosse Lucia Sansonetti, che è stata sua carissima amica e collega decennale, a parlare di Patrizia Pozzi. A te, Lucia. Grazie, intanto veramente grazie a tutti per questa possibilità che fa bene anche a me, al mio cuore, perché io mi ero ammalata prima di Patrizia e lei appunto stava ancora bene, ma mi è stata sempre molto vicina, così come io ho cercato dopo di esserle vicina. Comincerei dal dire, perché mi ha colpito moltissimo quanto ha detto il professore nella conclusione, il professor Mormino nella conclusione del suo intervento della relazione di Patrizia con le donne. È importante questo, soprattutto a scuola. Prima di tutto, Patrizia era una donna amica delle donne, è cosa molto rara, perché le donne tra di loro ancora non sanno essere amiche, anche quelle che hanno, diciamo così, partecipato messo in atto una cultura di tipo femminista, non sanno essere amiche tra loro, sono ancora competitive e rivali molto spesso. Invece Patrizia era morbida, sapeva essere accogliente e condivideva con il suo stile, accoglieva e condivideva col suo stile silenzioso. Era una persona molto riservata, introversa, e questo le permetteva di far incidere nell'animo personale ciò che ascoltava e di ridarlo in forma, devo dire, anche molto luminosa, molto serena, senza appiattire e senza rendere superficiale ciò che accoglieva. Quindi tra le colleghe era un modello, posso dire, no? Non che lei si ritenesse tale, ad esempio non aveva mai detto a nessuno della sua collaborazione all'università, del suo contratto, pochissimi, pochissimi lo sapevano. E io l'ho saputo per caso, perché allora mi occupavo di psicoanalisi e stavo leggendo una biografia di Lacan. E lei parlava di Spinoza e io ho detto, tu guarda, Patrizia, che Lacan nel seminario terzo, a proposito della psicosi, fa riferimento appunto a Spinoza e parla di discordanza tra l'ordine delle cose, ordo rerum, no? E ordo idearum, tra l'ordine delle cose, e quindi diciamo così, intravede una forma, più che una causa, una fenomenologia di come si mostra questa psicosi, come una discordanza. E allora lì venne fuori che Patrizia appunto si interessava di Spinoza, non l'avrei mai saputo, perché la sua figura era come avvolta, così come i suoi abiti di velluto che le prediligevano, da una morbidezza, da una luce soffusa, non straripava. Non era una persona prevaricatrice, ascoltava con molta attenzione e le sue reazioni erano sempre improntate alla tenacia. Mi ricordo quando appunto, perché la sua vita non è diversa da quello che ha studiato, e questo è molto importante, cioè le sue riflessioni non erano separate dalla sua azione, e questo significava vivere filosoficamente,
Io ero convinta di questo, soprattutto quando la vedevo impegnata in mediazioni molto, come posso dire, delicate, no? Per esempio con la presidenza, con la vicepresidenza, per mettere in atto ogni anno il ricordo che era quello del 27 gennaio, il giorno della memoria, che tra l'altro lei mi prendeva in giro perché io compio gli anni il 27 gennaio, che giorno importante, no? Ne parlavamo spesso, parlavamo precedentemente al giorno appunto convenuto perché volevamo sottrarlo a quella specie di mercato che si era creato con il rapporto con le sale cinematografiche, no? In cui tutti i ragazzi in massa andavano a vedere il film, non che noi fossimo contrari, non lo eravamo. Patrizia però ci teneva molto che i ragazzi ascoltassero la voce di chi aveva vissuto. Diciamo concependo la storia in un modo del tutto particolare, non quella politico-diplomatica o anche del, diciamo così, dell'analisi delle strutture, dei rapporti di classe, non solo quella, ma anche quella dell'individuo, di cosa uno aveva sofferto, cosa aveva pensato quando si trovava in condizioni di cattività ed era diventato niente, un nulla. Un oggetto che perché se fosse stato nulla forse sarebbe stato più lieve, lei diceva, no? Però era cosciente in mano a degli aguzzini e lei voleva che i ragazzi ascoltassero delle parole di coloro che avevano sofferto questa crudeltà e che ricordassero, appunto. Io per mia convinzione personale così sono, penso che la morte dica sempre l'ultima parola, no? Che ci vuole silenzio. Per esempio, aborro che ci siano quegli applausi o quelle letture in chiesa quando qualcuno, no? Dei nostri cari va via. Però in questo caso il ricordo è qualcosa di diverso, è un richiamare proprio come un esempio, e che non ci sta male perché oggi i ragazzi non ne hanno di esempi validi, un richiamare diciamo, a nuova vita, e quindi aprire a una proposta nuova di percorso. Quindi, di fronte a tanti negazionismi, di fronte a tanta indifferenza, fare la differenza. E Patrizia l'ha fatta la differenza, l'ha fatta perché, ripeto, il suo mondo. Il suo modo di pensare, il suo modo di stare tra gli allievi non era differente da quello che lei coltivava spiritualmente ed era fisicamente vicina agli allievi. Non di rado la vedevo ferma negli angolini dei corridoi a parlare con loro sempre sommessamente, mai dando spettacolo. La sua rabbia per le ingiustizie, e questa era innata, era nel suo carattere. Si trasformava in una propositività che nessuno avrebbe detto, no? Perché è facile, a scuola si entrava di malumore, la prima cosa che sentivi era il malcontento. Lei invece si aggirava tra noi, ascoltava e poi magari ti chiamava da parte per dirti: ma perché questa cosa non la facciamo in questo modo? Perché noi non possiamo, per esempio, scrivere un documento e presentarlo? La stessa amorevolezza aveva con i suoi ragazzi. I ragazzi erano per lei veramente qualcosa di significativo, di molto importante, e li accudiva anche maternamente, senza venir meno, nel modo più assoluto, a quella che era la sua integrità professionale, alla sua severità. Severità che lei esercitava anche coi colleghi. Ma non in maniera malevola, la esercitava prendendo le fila di quanto si stava appunto sfilacciando, magari nelle derive delle polemiche, dei litigi. Improvvisamente lei con voce pacata, non dimentichiamo che era persuasiva in tutto, cioè istintivamente ci si fidava di lei. Della sua dolcezza, ma soprattutto della sua fermezza. Era in grado di trovare una concordia. E
Ed era appunto ciò che molto spesso, ciò di cui molto spesso la scuola ha bisogno, ha avuto bisogno negli ultimi anni. Io non ci lavoro più da 2 anni, sono andata in pensione un anno prima per motivi di salute, ma sono andata a trovare Patrizia in ospedale e ancora era, diciamo, cosciente, parlava e l'ho vista. Attorniata dai suoi allievi, amatissima, non era rimasta mai sola, i suoi allievi, le sue figlie chiaramente, delle quali una in particolare che aveva il mio stesso nome, Lucia, lei era preoccupata al primo anno di ginnasio, l'accompagnava a scuola, ci incontravamo in metrò, no? Con questa piccolina molto bella tra l'altro, e così ci scambiavamo le cose che si scambiano le madri. Cioè, le preoccupazioni, il vederle crescere, il volerle tutelare a tutti i costi. Lo stesso atteggiamento lei aveva nei confronti dei suoi ragazzi. Ho saputo che molti di loro, quando hanno appreso la notizia della morte, nonostante la immaginassero, nonostante fosse prevista, hanno praticamente avuto momenti proprio di disperazione, confidati ai genitori. L'amavano moltissimo. E così anche molti colleghi, soprattutto coloro che erano in grado, diciamo, di apprezzare la via che lei indicava. Ecco, questa era Patrizia. Grazie Lucia, grazie di questa tua testimonianza. Io volevo semplicemente ricordare come l'amore per le sue due figlie sia riuscito a darle nuovamente un attaccamento alla vita proprio nel momento in cui era totalmente distrutta, perché stava comprendendo che il suo corpo a poco stava cedendo e contemporaneamente, guardiamo anche la psiche stava forse arrendendosi. Ed era solo all'inizio, nel 2017, di questa malattia. E quindi è proprio l'amore per Susanna, l'amore per Lucia e la preoccupazione perché quando giunge questa malattia ha una figlia che sta facendo la Facendo la maturità, maturità. ecco, e l'altra che è da poco laureata, quindi comunque la sua preoccupazione era quella di trovarsi improvvisamente da persona che accudiva il proprio padre e che era appena mancato, dall'altra parte ad essere accudita dalle proprie figlie e dalla madre ottantenne che si trovava anche lei lì al suo capezzale. Perché il problema è che la parte psichica deve essere la forza comunque trainante rispetto al nostro fisico e lei ne è una testimonianza e lo ha testimoniato per 3 anni perché la malattia non uccide il corpo se non riesce a uccidere l'anima. Ecco, Franco, scusa, volevo prima di tornare a te naturalmente e al professor Mormino e di nuovo alla professoressa Sansonetti, mi ha colpito molto dell'intervento della professoressa Sansonetti quest'idea dell'azione di questa donna, no? Tu sai, Franco, che noi qui al Guado abbiamo come motto, ci sono molte cose da dire e da fare, ma da dire solamente non ce n'è. Io credo, avendo letto, e avendo ascoltato voi, che Patrizia Pozzi sia uno di quei personaggi che hanno messo in pratica questo motto che va diffuso, io lo dico per le figlie, ma lo dico a tutti i ragazzi che hanno 17, 18, 19 e così via, ai figli, diciamo, in generale.
impariamo sempre da chi fa, da chi progetta, ma da chi dà un esempio. E queste due figlie devono essere molto contente di aver avuto una mamma, di avere una mamma così, perché oltre ad essere stata una grande ricercatrice, è stato un grande esempio. Questo lo volevo dire perché dal Guado vogliamo sempre lanciare questo messaggio etico della cultura, che è un settore che ha bisogno di questo approccio, un approccio di serietà, nuovo approccio di serietà, dai gradi più alti fino agli operatori più sul campo. Scusa Franco, ma ci tenevo a dirlo. Io ho potuto sentire la figlia Susanna e la forza deve essere questa, nel senso che la mamma è sempre presente nonostante l'assenza, ma l'assenza è solo un'assenza corporale. Il pensiero e lo spirito è con lei e deve farsi forza, forza per riuscire a vivere nel ricordo della mamma, che è stata veramente una grande donna e una grande persona. E vorrei chiedere adesso al professor Gianfranco Mormino di ricordare, lui che ha avuto la fortuna di, tra l'altro, diciamolo, era una donna di grande fascino, che non metteva un millimetro di trucco, non, era così, acqua e sapone, perché manco ci pensava, manco si guardava allo specchio, perché pensava ad altro, a cose da fare, a cose più concrete, certo, e non ad apparire. E lui che ha avuto la possibilità di conoscerla per 40 anni, ecco, che ricordo ha della persona, della donna Patrizia Pozzi, e che ricordo ne hanno lì all'università. Certo. No, è molto quello che avete detto tutti mi sta veramente commuovendo, perché appunto gli anni passati sono tanti e devo dire che la nostra amicizia è stata un po' particolare, nel senso che proprio perché eravamo persone amiche, poteva capitare che per so, un anno non ci si sentisse perché uno era da un lato, lei faceva magari il dottorato a Torino, io ero da un'altra parte a studiare, eccetera. Era bellissimo perché quando ci si rivedeva, magari ci si incrociava in un corridoio dell'università, riprendevamo il discorso come se fosse passato, come se ci fossimo visti il giorno prima. Anche per questo, perché tra l'altro una delle cose che trovo straordinaria, che trovavo e che trovo straordinaria di Patrizia, era il fatto che lei si interessava tantissimo. Io ricordo come abbastanza stupefacente il fatto che quando si andava, io sono andato appunto tante volte da quando si è ammalata, sono andato quando ho potuto a trovarla, abbiamo fatto lunghe chiacchierate, lei chiedeva sempre come stai tu, come stanno i tuoi figli, come sta tua moglie, cioè era sempre un interessarsi degli altri. Però quello che era straordinario è che non aveva un'oncia proprio di gossip, cioè non c'era la cosa del voglio sapere, raccontami, è vero che era, in questo era veramente un po' marziana, cioè aveva una capacità, passava veramente tra le persone occupandosi di loro, ma senza, come dire, senza esercitare una pressione. Tu c'eri, parlava con te, se non c'eri non ti inseguiva per farlo, lo faceva, aspettava che tu fossi pronto. E dicevo, in questa lunga conoscenza alcuni momenti sono stati più significativi di altri. Innanzitutto, quando ci siamo conosciuti, mi ricordo che una delle cose di cui parlavamo molto spesso erano i primi 80,
Parlavamo del fatto che stesse cambiando il clima politico e che stessero cominciando a comparire delle cose che negli anni 70 ci sarebbero sembrate un po' strane, no? Notavamo insieme questo termometro, questo cambiamento del clima politico che in università, lei era una studentessa un po' di qualche anno più avanti di me e era entrata in università nella fine degli anni 70, io sono arrivato qualche anno dopo, ma notavamo questo cambiamento delle modalità di partecipazione, del rapporto con i docenti, eccetera, e lei era acutissima nel vedere come proprio la nostra, nel passaggio tra gli anni 70 e gli anni 80, anche in Italia ci sia stata una sorta di ritorno a una forma di individualismo, ad alcune forme, diciamo, una chiusura di alcuni aspetti della vita sociale che lei ha cercato ed è riuscita, non è che solo ha cercato, è riuscita a mantenere invece in piedi, in vita, aperte, con la sua tranquillissima. Vedendo quello che io non ho mai visto Patrizia al Carlo Tenka. Ma come me l'avete descritta, soprattutto, io la vedevo perché era esattamente quello che faceva in università, così come era la stessa persona che quando era studentessa. Poi ci sono stati altri momenti importanti, quando appunto lei ha finito il dottorato, ha cominciato a lavorare poi da noi, come appunto a proposito cioè con la cattedra di storia del pensiero ebraico, ha tenuto dei corsi amatissimi. E ha, diciamo, rappresentato per i nostri studenti e per i nostri colleghi come dire, una voce veramente diversa. Diversa perché lei non interveniva nei consigli, nei collegi per dire voglio questo, voglio quello, non gliene importava assolutamente niente. Era una persona che ricordava il motivo per cui si è lì, cioè far docenza, quindi parlare con dei giovani. E fare ricerca e veramente io dico si può pensare che in un eulogio questa cosa uno la dica perché si deve dire. Io posso solamente dire che se non fosse stata così, Patrizia, non l'avrei detto lo stesso. Mi sarei limitato a parlare di altre cose. Avrei detto: "Ah, ma come faceva bene questo, come faceva quello". N non sarei obbligato a parlare del fatto di come si comportava, di che esempio proprio di ruolo aveva. Lo faccio perché in questo caso è la pura verità. E francamente devo dire che io da tanto dico, da prima che si ammalasse, dicevo: è una persona come, diciamo, diversa, proprio diversa perché non ha mai. Mi fa molto piacere anche quella cosa un po' così che tu hai detto. Franco, riguardo al fatto di come lei si presentasse anche fisicamente in modo molto tranquillo, naturale, lei non cercava mai né di costringere né di sedurre né di, come dire, né di farsi di piacere, di attrarre. Era quello che era e tu scoprivi che parlando con lei molto tranquillamente, a bassa voce, appunto, perché con lei si parlava sempre con questo tono molto tranquillo. Parlando tranquillamente con lei, scoprivi che avevi trovato un'amica, un'amica vera, che ripeto, in decenni, quando ci si vedeva di più o quando ci si vedeva di meno, rimaneva sempre la stessa persona. Abbiamo avuto un periodo di nuovo in cui ci siamo frequentati un po' di più, per esempio, all'epoca della sua, di quando, diciamo, lei si è attivata molto nel fronte pacifista, quando il Medio Oriente ha avuto una delle sue tanti singhiozzi di guerra molto brutti. E poi, avendo dei figli di età molto vicina, abbiamo avuto un periodo in cui ci siamo, come dire, incrociati e frequentati, andavamo al cinema, ci vedevamo per far giocare insieme i ragazzi e le ragazze, una cosa molto tenera. E anche lì lei era quello che era in tutti i campi, perché lei, poiché non fingeva, lei era sempre quello che era, la persona più gradevole del mondo. E anche in questo è molto bello quando si diceva del vivere filosoficamente, perché anche quando si parlava, che so, dei figli miei, suoi, eccetera,
Però la filosofia era sempre utile per parlarne, non nel senso della citazione, come dire, staccata dal contesto, ma dell'avere in mente alcune cose importanti di tipo etico, di tipo formativo, di tipo educativo, cioè perché con lei non c'erano cuciture nella sua, secondo me, insomma, nella sua personalità. Lei era quello che era con i figli suoi, con le figlie sue, con i figli degli altri, con i suoi allievi, con i suoi allievi in università, con i suoi colleghi. Era quello che era, ed era un tipo di, come dire, di personalità che la malattia non ha minimamente modificato nei primi, almeno gli ultimi mesi. Ecco, questo è uno dei grandi dolori. Purtroppo negli ultimissimi mesi la pandemia ha impedito di andare. Io sono andato giusto 13 mesi fa, l'ultima volta, a trovarla. Dopo è stato impossibile perché la casa di riposo, dove, la casa di cura dove si trovava, chiaramente ha chiuso le porte a visitatori, diciamo, non strettissimamente relegati. Ma i 2 anni e mezzo in cui, la prima volta che l'ho vista malata, è stato quando era prima ancora di arrivare a dove poi ha fatto l'ultimo periodo, era purtroppo in rianimazione. E lì non era, in quel giorno non era cosciente. Io mi ricordo che il Natale del 17, cioè gli ultimi giorni tra il 17 e l'inizio del 18, io ho veramente temuto che non l'avrei più rivista all'inizio del 18. Sono andato poi a gennaio perché stava veramente male per un'infezione, perché quando si è in quelle condizioni si può veramente, si è molto fragili. E quando poi da gennaio del 18 lei era nella nuova struttura, da lì è cominciata forse la fase più bella della nostra, la fase più ricca probabilmente della nostra amicizia. Primo perché lei, perché, esattamente, perché lei prima ha continuato a fare quello che faceva, era immobile, poteva muovere a stento un dito o due, poco, insomma, molto difficilmente, poi sempre meno. Sicuramente gli occhi, la testa, eccetera. E la parola è stata, per altre ragioni, è stata però impedita, ma grazie a uno straordinario poi collega che aveva sul posto, un altro degente che aveva la sua stessa malattia, Patrizia ha imparato a padroneggiare questo strumento che consente, puntando con gli occhi, di scrivere su una tastiera di computer. E ha anche avuto un periodo in cui ha potuto parlare grazie a un pochino, grazie a diciamo, all'aiuto dei medici, ma non aveva bisogno veramente di questo, perché la sua presenza e la sua, come dire, partecipazione alle chiacchierate era attiva ed era altrettanto discreta quanto prima. Non è cambiata in niente lei, mai, cioè lei è sempre stata la stessa persona. E anche quelle preoccupazioni che ovviamente una persona, con cui parlava anche Franco, di cui chiaramente una persona che vede, diciamo, la propria forza declinare, la propria capacità di incidere, insomma, la propria vita, la propria durata declinare. Anche queste preoccupazioni la rendevano. Io qui mi permetto di fare un confronto. Io ho visto, per esempio, vabbè, non sto a fare altre persone con malattie di questo genere, a partire per esempio da mia mamma, e mi sono reso conto che quello che poteva essere un rischio, cioè il cadere nella disperazione e quindi anche il cadere in una sorta di tentativo di isolarsi, insomma, del cimitero degli elefanti, non voglio più essere vista così, non voglio essere, sono questa specie di, diciamo, di misantropia che può venire molto legittimamente a una persona che è stata colpita da. Lei non l'ha toccata minimamente, lei era interessatissima a tutto quello che le si diceva degli altri, che voleva sapere, si parlava male di questo politico, di quell'altro, bene di qualcuno, cioè. Era una persona con la medesima capacità di giudizio e col medesimo interesse per la vita. La preoccupazione, certo che l'aveva, le preoccupazioni, come appunto giustamente è stato detto, ma anche questo è molto bello. La sua preoccupazione era sempre fattiva, cioè come posso fare, come si può fare per, non so, evitare che questo succeda. Cioè non era mai, non è mai, io non l'ho mai vista amara o, come dire,
trasformata diciamo in ostile dalle sofferenze, da tutto quello che era successo. Era sempre dire, beh, come possiamo fare per questo? C'era sempre una lettera da scrivere a qualcuno o un discorso, ah, di a tizio che eccetera eccetera, magari facciamo quest'altro. Organizzava il proprio lavoro. Quel libro appunto è uscito perché lei lo ha terminato in quelle condizioni. E un'altra cosa che a me faceva, così vorrei aggiungere anche un po' questo piccolo tono. Ricordiamoci che stiamo parlando negli ultimi 3 anni di una persona che era, ripeto, a letto, o se poteva essere messa seduta, aveva bisogno completamente, diciamo, di essere messa, non poteva certamente muoversi. Nella struttura dove si trovava, avevano conosciuto a tutti immediatamente come una persona che portava, che suggeriva libri, che raccontava cose, che faceva vedere, cioè era riuscita, e non mi chiedete come, perché veramente su questo la mia ammirazione, il mio stupore sono adesso esattamente quanti erano all'inizio, cioè che primo salutava sempre tutti e tutti la conoscevano, e lei sapeva degli altri le cose, aveva sempre la cosa, so come sta il nipote, ma era sincero perché a lei faceva piacere, ma lei soprattutto sapeva che faceva piacere agli altri. E con le persone che erano in condizioni, lasciatemi usare questa parola, così, peggiori della sua, uno dice come può. Beh, c'erano per esempio persone più giovani, che avevano, magari c'era almeno una persona appunto più giovane che si era ammalata prima, quando era più giovane, e che quindi in qualche modo lei percepiva non avere magari vissuto comunque con la stessa pienezza, insomma, no? E lei su queste persone era un balsamo, cioè era una persona che, come dire, le rendeva, magari una volta mi è capitato di vedere una di queste persone che era un pochino nervoso col personale, insomma, no? Perché non voleva una cosa, non lo capivano, non gli davano quella cosa. E come al solito mi fa, guarda, quello che diceva Lucia prima è stato fantastico, perché come al solito lei metteva le persone d'accordo, no? Diceva, chiama, lei non poteva farlo ovviamente, ma lei mi diceva, mi scriveva sul comincio, chiama per piacere l'infermiera, che quella capisce, che così le dici di andare da tizio, perché quello lì si sta spaziente. Era sempre, e tutto questo poi, quando la cosa accadeva, lei scompariva, perché lei non voleva minimamente figurare in tutto questo. Ma questo io vorrei dire solamente una parola, perché se no uno dice, vabbè, sì, l'amico, ma... Io ricordo che lei aveva contribuito al volume L'eresia della pace, cioè di Spinoza, il concetto di pace come un'eresia. In che senso? Nel Certo. senso che, ecco, nel senso che diciamo, ci sono delle pagine molto belle che piacevano molto a Patrizia, in cui la pace viene descritta come una condizione che può avvenire in due modi, o diciamo pure abolendo la libertà sostanzialmente, cioè la pace degli schiavi, la pace del cimitero, insomma, no? Cioè, se tutti, come dire, vengono ridotti a strumenti di una politica di tipo assolutista, beh, sì, magari c'è pace, però appunto è quella che appunto si chiama la pace dei sepolcri. L'eresia della pace di cui si parlava lei e di cui parlando a proposito di Spinoza, era quella di una pace che non è mai sicura, cioè non è che tu puoi pensare di avere la pace in un paese, in una comunità garantita. È quella pace che si ottiene come? Appunto, mediando, cercando di risolvere i problemi man mano che si presentano e cercando di far sì che nessuno si senta. Ecco, questa era una cosa su cui insisteva molto. Nessuno deve mai sentirsi nella condizione, diceva lei, di non avere più niente da perdere. Guarda, io mi ricordo, voglio essere brevissimo su questo, io mi ricordo che era partito questo discorso parlando di, anch'io ero insegnante di liceo, degli anni 80 e 90, e parlavamo degli studenti, quelli che dopo un mese hanno già capito che saranno bocciati. Perché, come dire, su di loro, come dire, c'è uno stigma, ma quello non è bravo. E
E io e lei mi ricordo che insieme ci dicevamo: ma se una persona, come dire, sa già che, come dire, non ha niente da perdere, che non c'è, come dire, che non c'è possibilità di recupero, che insomma sta, come dire, qui, ma è come se non ci fosse. Cioè, se tu escludi qualcuno, anche solo appunto nel livello della scuola, ma figuriamoci poi a livello sociale, se tu escludi qualcuno, perché dovrebbe voler andare d'accordo con gli altri, con te, con gli altri, eccetera? Cioè, il punto è che se qualcuno è talmente un nulla, come diceva prima, si parlava prima, anzi un nulla che in più sente, quindi il peggio, perché un nulla appunto non sentirebbe dolore, ma un nulla che sente. Se uno è ridotto a un nulla, guardate, anche nel caso non così drammatico di uno studente considerato troppo scarso o inutile, perché dovrebbe andare d'accordo con gli altri? Quale sarebbe il suo motivo per mantenere una forma di civile conversazione, di civile rapporto con gli altri? È il motivo per cui, appunto, quando tutto sembra finito e inutile, c'è sempre la possibilità di un ulteriore, dai, ma riproviamo a parlare, vediamo di provare a risolvere. E anche la persona malata, anche, devo dire, tra i suoi colleghi, degenti di questa compagnia, degenti in quest'ultima situazione, c'erano delle persone che erano state anche psichicamente compromesse da malattie varie, no? È ovvio, può capitare che una persona, anche perché c'erano molti anziani. E mi ricordo che una cosa fondamentale era questo. Sì, dice, però se tu, sorridi a una persona o magari le tocchi la mano, comunque anche se ha la demenza o l'Alzheimer, è una cosa che può fare piacere. È una cosa che la mantiene, come dire, in un cerchio di persone esistenti e a cui quindi ci sarà, che avranno quindi anche l'interesse, la voglia di non perdere questa comunanza. E qui davvero è un concetto filosofico reso in carne, perché è proprio l'idea che nessuno deve mai cadere oltre il bordo dell'umano, oltre il bordo, diciamo, della considerazione, cosa, anche se magari ci può sembrare che non sia neanche in grado di capire di essere dentro. Ma lei dice: chi lo può sapere se dentro questa persona che apparentemente non ci sta più, per dirla con la testa, eccetera, chi può dire che però essere toccato su una mano non sia qualcosa che percepisce come un bene, come un momento di sollievo, anche se non è in grado magari più di esprimerlo, di farci capire, di darci la sua reazione. E questa era la sua visione, diciamo, filosofica, umana e direi anche politica, perché il discorso è che in una società nessuno dovrebbe essere messo in condizioni da dire: cosa ho da perdere? Posso diventare un nemico della società. E niente, questo mi importava dirlo perché la vita, io devo dire, tra le tantissime cose, chiudo proprio, il modo in cui lei si comportava, ripeto, con i mezzi ristrettissimi che aveva a disposizione di agire nei 3 anni che ha vissuto in questa casa, 3 anni, a me ha fatto veramente ripensare tantissimo. E forse sono stato il momento più bello, lo dico magari, è stato il momento in cui ho visto veramente l'ho vista veramente brillare come una persona particolarissima, più ancora che Certamente, niente. professore, mi viene in Grazie. mente per questo suo intervento di grande intensità una applicazione di questa filosofia, gioco con la parola, di Patrizia Pozzi rispetto alla didattica, no? Quindi questo atteggiamento che a volte si riscontra nella scuola negli ultimi decenni, negli ultimi 15 anni, di un atteggiamento quasi ottocentesco, dove la meritocrazia si confonde con la punizione, cioè con la gradazione dei valori dei ragazzi attraverso dei punteggi numerici, e questo già è abbastanza imbarazzante rispetto a tutta la ricerca che era stata fatta fino a qualche decennio fa, ma addirittura con giudizi morali intorno a ragazzi che hanno magari semplicemente la voglia o la capacità
di essere coinvolti in maniera diversa. È Questo successo. è Esatto, una scusi. cosa molto, molto grave. E io anche su questo direi che Patrizia Pozzi è davvero un esempio. Insomma, questi ragazzi invece di essere puniti o umiliati, magari a metà anno dicendoli bocceremo, vanno semplicemente magari accompagnati con, ciascuno con la propria personalità, ciascuno con le proprie peculiarità, magari anche evitando di fare classi con 30 o 32 o 28 ragazzi che. Per forza di cose si sa che 8 non riusciranno mai a seguire perché è matematicamente impossibile seguire 30 ragazzi contemporaneamente e 30 ragazzi non possono seguire contemporaneamente un docente. Queste sono opinioni personali. Comunque il suo intervento mi ha stimolato a riportare Patrizia Pozzi ad applicarla il suo modo di vivere e di lavorare anche nelle scuole superiori, anche soprattutto nelle scuole superiori. Ma anche in tutti gli altri ordini e gradi. E Franco, a Ecco, questo punto volevo lascio la dire parola a te. che una persona così genuina, così autentica, così vera, meriterebbe di essere ricordata negli anni e nei decenni a venire, magari attraverso l'intitolazione o di una Giornale. classe presso di un'aula. Presso l'università statale o anche nel liceo Carlo Tenca, da lei frequentato nell'ultimo decennio. Giustissimo, Ecco, sono d'accordo. cosa ne pensi, Lucia? Penso che sia doveroso da parte nostra, perché è una risposta alla sua presenza e alla presenza della sua mancanza, perché anche la sua mancanza è presente e quindi diciamo è anche doveroso nei confronti di chi l'ha amata come suoi allievi, che io continuo a sentire. Soprattutto mi pare di ricordare gli allievi del corso musicale. Noi avevamo prima, che fosse fatta la riforma Gelmini, un corso in cui i ragazzi sceglievano anche lo strumento per fare musica. E questa era una bellissima cosa perché potevano farlo indipendentemente dal fatto di essere ammessi al conservatorio, cosa che invece è sparita, no? Perché uno deve essere per forza un grande musicista se ama la musica? E lì avevamo dei ragazzi straordinari, dei quali Patrizia si occupava in maniera, devo dire, con una grande dedizione, in maniera ineccepibile dal punto di vista professionale. E scherzavamo sulla parola accordo, no? Perché appunto bisognava trovare l'accordo, che significa anche il tono giusto, una modulazione, un modo di essere presenti presso di loro. E ultimamente, quando Patrizia era appunto in ospedale, l'ultima volta che io l'ho vista, perché poi si è allontanata per un posto vicino Venezia, se ricordo bene, e io intanto affrontavo le mie cure, e ci scrivevamo perché non era possibile fare diversamente. Mi sembra strano, ma ci scrivevamo. E Patrizia mi diceva, tornava sempre su questo, diciamo, imperativo per lei, no? Trovare l'accordo. E mi diceva: per me adesso è difficile accordare l'istinto vitale, la forza della mia vita con il dolore, con il pianto. E io mi ricordo che le mandai una poesia che le fece molto piacere e che ho conservato in un vecchio cellulare che mi sono fatta portare poco fa da mio marito. E che la commosse molto, mi rispose: non è una poesia di valore, ma se volete, molto volentieri ve la leggo, nel senso che l'ho scritta di getto, no? Per lei, per Patrizia. Se Certamente. siete d'accordo, per carità. Proprio per far Certo. vedere questo filo conduttore dell'accordare la vita, no? Perché la vita deve essere accordata alla durezza, con cui ogni volta si scontra. Giustamente il professor Mormino diceva: vediamo, no, se è possibile fare così, affrontiamo questa grandissima difficoltà, questo trauma, perché non crediate che di traumi Patrizia non ne abbia avuto. Io ricordo come la vidi triste solo una volta,
ma non triste per questioni di estetica o di bellezza, le avevano tagliato i capelli e questo veramente l'aveva offesa. Ecco, è stata un'offesa alla sua dignità. Senza chiederle il permesso, senza contattare le ragazze, le sue figliole che l'amavano, le avevano tagliato i capelli. E questo non è un problema di carattere estetico, ripeto, è un'offesa alla persona. Cioè, tu sei un nulla, io se voglio ti taglio i capelli. E mi ricordo quella volta come stetti male a pensarci, ma lei, il suo accento non era sul tema, ah, i miei capelli, no? Che sono andati via per questo o per quell'altro, era come si sono permessi, non avrebbero dovuto fare questo, no? E ne parlava come poteva, con il personale che intorno aveva compreso il problema grosso che c'era stato. Ecco, poche righe veramente. A te che stai nei tuoi pensieri, come un gabbiano sospeso sulla tempesta, a te che vuoi salvare quel che resta, rossa vela, incerta, se cedere o negarsi al mare, il sole dia la forza ad accordare il pianto al vanto della vita. Perché Patrizia era così. Patrizia sentiva un'energia potentissima perché lei era intima dello spirito e quindi non voleva assolutamente tradirlo, però sentiva che il suo corpo piano piano appunto la tradiva e cercava di tessere come una maglia intorno, una rete che tenesse insieme tutte e due le cose. È questo che ha sempre fatto lei ed è questo che ci ha insegnato. Anche a me, quando non stavo bene, mi diceva: ma dai, Lucia, forza, vedrai che le cose cambieranno. Vedi di fare così, vedi di fare così. Non è da poco, eh. Assolutamente no, affatto, non affatto. Grazie, professoressa Sansonetti. Niente. Nel frattempo, Franco Manzoni ha avuto un problema di collegamento, quindi mi è sparito. Adesso spero che si colleghi perché so che anche lui voleva appunto concludere con un suo personale ricordo. Eccolo, eccolo che torna. Eccoci, Franco. Ecco Non qua. so, il server mi ha tagliato fuori. Vabbè. Io Vabbè, senti, a me hanno tagliato posso l'acqua potabile. concludere. Sì, volevo farti concludere prima di salutare, che so che hai un ricordo di Patrizia Pozzi anche tu. Ma mi sa che il server di Franco. Allora, io volevo concludere Ma professoressa Sansonetti, lei lo sente? No, per Ah, niente, ecco. vedo solo Allora, l'immagine Franco, immobile, sì. forse tu ci senti e in questo momento non sei udibile. Per cui ti attendiamo ancora un attimo. Aspettiamo e intanto io volevo approfittare di questo momento dove la tecnologia e dove le antenne italiane troveranno senz'altro modo di ritrovare la sintonia. Ci immaginiamo che il ballerino di qualche agenzia del telefono stia balzerellando da un cavo all'altro. Intanto io volevo salutare e ringraziare il professor Mormino per tutto il tempo che ha dedicato a noi, ma soprattutto a Patrizia Pozzi. E naturalmente volevo ringraziare la professoressa, ugualmente la professoressa Lucia Sansonetti per lo stesso motivo. Ecco Franco, vediamo. Grazie a voi Mi sento. naturalmente. Sì, adesso sì. Un po' Ecco, metallica la voce, io mi sento. Ecco. però va bene. Proviamo, Franco? No. Alcuni versi di Ecco. Patrizia Pozzi. Grigie nubi, lattiginosa scia, greve senso di malinconia. Un bagliore apre il cuore della vita, mai finita.
Ecco, concluderei qui, visto anche la situazione del server. Però grazie per questa, Grazie. grazie davvero anche Certo, grazie. per Magari potresti scrivercela così po questa. Sì. possiamo, ecco, Allora, perché il io provo. 20 Mi spicchio. Abbiamo perso un pezzettino, Sì, ma della fine. sappiamo Aspettate che che. Forse recupero, il testo in modo che possiamo leggerla mentre Franco, mentre il ballerino di quell'agenzia del telefono va a sistemare i Qua... cavi. Se la trovo, ma è l'avevo quella vista che prima. inizia con grigie, Ecco, ecco, grigie forse. nubi lattiginose. Eccoci, Sì, eccoci. trovata. Trovata. Eccola. Provo a Bella, vabbè, la bella. leggiamo. Grigie nubi, lattiginosa scia, grave senso di malinconia. Un bagliore apre il cuore alla vita. Mai pensare a una speranza finita. Torpore e sopore in un grigio mattino, scalfito soltanto da voci lontane. Mentre ricordo coloro che amo e ho amato, ora prigioniera di un corpo malato. La nebbia è un velo che avvolge gli alberi, orizzonte di questi miei giorni, mentre il cielo della notte scura si schiarisce della luce viva di un'altra alba. Un vento timido e leggero libera il cielo dalle nubi che nascono laggiù in fondo, dietro le montagne. Il sole illumina il verde prato di erba nuova che risplende sotto la volta di un chiaro cielo cristallino. Bellissima. Tutta Bellissima, la questa è me. forza della vita di una donna eccezionale. Vi ringrazio tanto. Grazie Franco per avermi fatto conoscere questa persona. E grazie ai Veramente. professori Mormino e Sansonetti. È stato un piacere Grazie a voi avervi per al guado. averci ospitato. Grazie, Grazie al grazie. guado e Grazie al nostro Lucia, critico grazie. letterario. Grazie professor a voi. Mommino. Arrivederci. Arrivederci. Rimanete con me che Grazie. poi ci salutiamo.